Bentornato sul mio canale, io come sempre sono Pasquale. Se sei nuovo come me, ti sarai chiesto come mai alcune aziende abbiano diverse tipologie di azioni da comprare. Per fare un esempio, l'azienda più grossa, la Berkshire Hathaway, ha le azioni A e quelle B. Anche Google, come dice il titolo di questo video, ha questa diversificazione, ma ne ha anzi tre tipologie di azioni: le azioni A, le azioni B e le azioni C, e non sono quelle di calcio. Ma prima di capire la differenza tra queste azioni di Google, è bene sottolineare che di tipologie di azioni ce ne sono sostanzialmente due, quelle privilegiate e quelle ordinarie. Solitamente, quando si parla di acquistare azioni sul mercato, si parla di azioni ordinarie, in senso generale, si fa riferimento a quelle là. Quelle privilegiate invece hanno delle altre particolarità, come ovviamente si può ben capire dalla parola, di essere prioritarie e portatrici di alcuni privilegi e benefici che quelle ordinarie ovviamente non hanno. Ad esempio, queste azioni privilegiate possono avere un dividendo sicuro che si protrae nel tempo fino a quando non le si tenga nel proprio portafoglio. Se un'azienda, per esempio, andasse in liquidazione, i possessori delle azioni privilegiate sarebbero quelli ad essere pagati prima, subito dopo i debitori, per cui gli obbligazionisti, per cui gli azionisti che hanno azioni ordinarie vengono dopo di chi possiede quelle privilegiate. Di contro, queste azioni privilegiate possono essere richiamate dall'azienda in qualunque momento, dietro ovviamente il pagamento di un corrispettivo a chi le possedeva. Prima di continuare con questo video curiosità, ti ricordo che io non sono un trader professionista, neanche un consulente finanziario, e qualsiasi parola che andrò a dire su questo canale è solo frutto di opinioni prettamente personali, e perché non sono nessun invito ad investire e non sono neanche una consulenza finanziaria. Bene, ma allora che differenza c'è fra le azioni A, le azioni B e le azioni C di Google? C, salute. Bene, prima di tutto ti dico che a meno di sconvolgimenti particolari, tu non sarai mai in possesso delle azioni B di Google. Infatti, queste azioni che non possono essere negoziate, che non vengono negoziate sui mercati, sono in mano ad alcuni dirigenti e fondatori di Google, quelli più importanti. Per cui, se non diventi un altro dirigente di Google o proprietario, o non ti sposi la figlia di uno di questi, sicuramente non le vedrai mai nel tuo portafoglio. Bene, allora ti puoi concentrare sulle altre tipologie, le azioni A e le azioni C. Fino al 2014 c'erano solo una tipologia di azioni, ma in previsione di creare nel 2015 la nuova organizzazione creata Alphabet, appunto, nel 2014 ci fu uno stock split di 1 a 2. In pratica, seppure la capitalizzazione di Google rimanesse sempre la stessa, furono create il doppio delle azioni, che erano appunto le A e le C. La differenza fra le tre sono i poteri di voto in assemblea degli azionisti. Ogni azione B ha potere di 10 voti, quelle delle azioni A ne hanno uno, e infine chi possiede azioni C non ha diritto di voto nell'assemblea dei soci. La divisione è stata creata perché fondamentalmente i fondatori e gli altri dirigenti di Google vogliono sempre avere il potere decisionale su tutto quello che andranno a fare in termini aziendali. Infatti, il potere di voto degli azionisti di tipo B è il 61% dei voti totali, per cui anche se un soggetto solo comprasse tutte le azioni A rimaste sul mercato, avrebbe un magro, se così si può dire quando si parla di Google, 39% di voti. Per cui non ci sono differenze particolari, in altri termini, fra le due azioni, anche perché la differenza di prezzo è molto piccola. L'unica differenza che si può trovare, appunto, è che se tu voglia avere o meno voce in capitolo nelle decisioni aziendali oppure no, anche se comunque la grossa fetta decisionale, come dicevo prima, è in mano ai fondatori e agli altri dirigenti. Se il tuo interesse è solo e esclusivamente quello di una crescita capitale, puoi tranquillamente prendere solo e esclusivamente le azioni di tipo C. Se invece vorresti portare anche le tue opinioni, il tuo potere decisionale nell'assemblea dei soci, a quel punto devi orientarti verso le azioni di tipo A. Se vuoi comandare tu e basta, devi assolutamente farti assumere da Google nei posti più alti, o meglio, rilevarla completamente, ma per la maggior parte di noi poveri mortali credo che questa sia solo e solamente fantascienza. Bene, fammi sapere cosa ne pensi di questo argomento. Spero che queste informazioni e queste curiosità siano state di tuo interesse e di tuo gradimento. Se tu hai altre informazioni in merito a questo argomento che ritieni utili, per favore fammele sapere condividendolo qui sotto nella sezione commenti, così che possiamo aiutare altre persone
poco esperte come noi a imparare molto di più. Se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Anche per oggi ti lascio andare e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!